Finalmente si aprono le danze per uno degli eventi più attesi del palinsesto estivo di Mazara del Vallo. Stiamo parlando della festa del pane e della pasta, proprio qui a Borgata Costiera. Come potete vedere, i suoi vicoli sono già colmi di visitatori e turisti provenienti da ogni angolo della provincia e non solo. Ma andiamo a vedere insieme. Salve ragazzi, siete di Mazara del Vallo? Sì, Costiera? Di Mazara. È il primo anno che voi partecipate alla festa del pane e della pasta? No, tutti gli anni veniamo. Oh, complimenti! Che cosa gradite di più dell'evento? Un po' tutto, la località, quello che fanno la gente del posto, comunque gli stand e anche pubblicità per Mazara. Questi stand che cosa stiamo degustando? Un panino con panelle e patatine per mia figlia. Lei viene spesso a questo evento? Ogni anno. E che cosa gradisce di più di tutto quello che viene organizzato e offerto al pubblico? Il panino con la porchetta. E tra gli stand di Borgata Costiera mi trovo con la presidente Valerie Pellicane proprio qui, perché ha una causa molto importante da raccontarci. Infatti tutto il ricavato di questa sera andrà alla nostra associazione. Abilmente Uniti è composta da tutti i genitori di ragazzi disabili. Questa sera faremo la padellata con la pasta, che avverrà in una cottura particolare perché la pasta verrà cotta nel suo stesso sugo. Avremo anche del miele locale, rape nere siciliane. Che è un presidio, se non vado errata, slow food. Quindi ragazzi, accorrete assolutamente, perché oltre a mangiare bene farete anche un grande contributo alla causa dell'associazione. Ai nostri ragazzi. Grazie, ai nostri ragazzi. Grazie mille Valerie. E oltre allo street food locale, Borgata Costiera ospita l'EMPA e siamo qui con la presidente Loretana Zummo. Ci dica lei per quale motivo siete qua? Noi siamo qua perché comunque è una manifestazione grande, importante come la festa del pane e della pasta di Costiera. Anche noi nel nostro piccolo vogliamo dare aiuto sempre ai randaggi, che a Costiera si sa ce ne sono tanti, quindi sarà nostra cura nell'immediato futuro mettere a disposizione un distributore di croccantini che noi forniremo, così i randaggi avranno un posto dove mangiare, quindi praticamente verrà riempito e verrà messo insieme a un contenitore pure per l'acqua, quindi questi randaggi mangeranno e berranno. Questa cosa è venuta fuori grazie adesso che c'è comunque la differenziata. Prima i randaggi, si sa, si nutrivano, ahimè, presso i cassonetti dalla spazzatura. Questi che adesso non ci sono più, e allora noi come animalisti, quindi col nostro cuore, abbiamo acquistato questi distributori che metteremo in vari punti della città, appunto fra Costiera e Mazara. C'è da dire che nonostante la sensibilità nei confronti degli animali negli ultimi anni sia cresciuta, continua ancora ad esserci un alto tasso di inciviltà, se così possiamo chiamarlo, nei confronti degli animali. Quindi ben vengano iniziative come quelle che promuove l'EMPA. Assolutamente sì, purtroppo ancora non c'è il concetto qua in Sicilia, Mazara, comunque tutto il sud, di cane componente della famiglia. Ancora il cane viene trattato come una bestia che è l'ultimo degli animali. Non è così. Per la legge italiana gli animali d'affezione, cani, gatti, sono stati dichiarati esseri senzienti, quindi sono equiparati all'uomo, hanno gli stessi nostri sentimenti, gioiscono, soffrono, piangono, tutto quello come l'uomo, lo stesso vale anche per gli animali. E come potete vedere alle mie spalle, a Borgata Costiera non soltanto street food, abbiamo anche il gruppo folcloristico, proprio per ricordare le radici rurali e culturali di Borgata Costiera. Sono in un'altra giganti, per tu basta.
l'amore ne fa amanti. Io canto per svariare i miei lamenti. Siamo con Paolo Pantaleo, insieme al suo gruppo folk di Mazara, Val di Mazara. Come è stato partecipare e continuerete ancora a partecipare qui alla festa di Borgata? È il primo anno che noi partecipiamo a questa bella manifestazione che sta ravvivando questa Borgata, siamo felici di essere qua. Noi come gruppo folk, ovviamente il gruppo folk si sa rappresenta un po' le tradizioni del posto in cui vive, in cui orbita, quindi noi rappresentiamo le tradizioni della vita contadina di un tempo, tant'è il nostro abito già denuncia questa cosa, e nonché anche le tradizioni marinare, che abbiamo dei canti coreografati che speriamo di poter fare una di queste sere, se non questa sera domani sera su un palco, quindi che richiamano appunto alla tradizione marinara di Mazara del Vallo. È stata molto gradita già la vostra prima esibizione, continuerete ancora per i vicoli di Borgata Costiera? Stiamo facendo questo itinerante e cercando di ravvivare un po', che già è ben viva, di ravvivare un po' la serata.